una settimana si comincia ufficialmente quinto test match della settimana che precede l'inizio ufficiale della 19ª edizione dello Sbordone League ed è un immenso piacere accogliere nel nostro circuito due compagini straordinarie. C'è il ritorno di Scognamiglio e il suo ex Kazakistan che diventa Moma Team contro l'FC Marciazio guidato da Carlo Telese e Andrea Picazio. È la prima volta che iscrivono il Marciazio nel nostro circuito, campione dell'ultima Lega 2 dei tornei 7 Bello, finalista invece l'anno, l'edizione precedente. Quindi occhio al Marciazio, pronta a essere una mina vagante nella Major League. Telese subito da lì della prossima edizione, mentre la formazione maglia bianca, il Moma Team, sarà in Elite. E allora le formazioni: Marciazio, completini misti, magliette multiple. In porta Tony Donadoni, al grandissimo ritorno anche per lui. A destra un altro veterano, Peppe Vollero, ex Wimbledon. Al centro Salzano, sinistra gioca Sopito, anche lui vecchia conoscenza alle nostre parti. Lì in mezzo il fulcro del centrocampo è Davide Rachiglia. Mezzala destra Fanuzzi Silvio, mezzala sinistra Edo Benassai, attaccante Carlo Telese, campione nell'edizione in cui giocò nell'Hiroshima Sanfrecce. A disposizione Andrea Picazio, mentre in maglia bianca. E allora gli ex Kazakistan ad Euro 2020 tornano col nome di Moma Team, sponsor il bar, lounge bar Moma. Fassina in porta, a centro Ricciardi, ai lati a destra Celli Vigni, a sinistra Balisciano, centrocampista centrale Acunso, le mezzali sono Dattilo e Aquila, in avanti Giovanni Scognamiglio, ex portiere dei Corcioneros quando i Corcioneros si laurearono campioni allo Sbordone League edizione 16. No, edizione 14. C'era anche Livigni in quella squadra. Scognamiglio faceva il portiere. È arrivata una doppia vibrazione. Doppia vibrazione per me. Grazie, grazie. Ad oggi ci saranno anche i Corcioneros in Elite League, quindi ci sarà il derby con questi ragazzi qua. Aquila, tocco dentro verso Dattilo, lungo. Vollero, svincolato ancora Peppino, chissà se firmerà questo contratto per Marciazio questa stagione. Ex Wimbledon, non fece però parte della rosa che vinse l'Europa League della sesta edizione sbordoniana, parliamo di una 7 anni fa. Fallo su Rachiglia. Telese la muove subito? No, tutto fermo. Rachiglia, punta i passi, va in porta, la palla passa e colpisce il palo dopo la deviazione di Telese. Con Fassina rimasto a guardare, la fortuna aiuta la formazione in maglia bianca, sferato il vantaggio dal Marciazio. Vollero con le mani lungo linea, non arriva Telese, arriva Punzo dietro, Fassina col destro in avanti, rimessa. Vollero poggia largo Telese, Scognamiglio un po' di sola, prova a passare in mezzo a due con una magia Scognamiglio, poi allarga, arriva Livigni destro, Donadoni. Occhio che si coordina Scognamiglio, arriva Dattilo dalle retrovie, poggia il pallone verso Balisciano, col mancino prova a riservire il compagno, Rachiglia la sposta, tunnel, salgono i Marciazio, rimpallo, rimessa per i Moma. Acunso, lì in mezzo, dentro l'imbucata per Dattilo, tacco di Salzano, prova l'aggancio Aquila, Livigni finta, gestisce lui, contro Acunso, riceve. Largo qua, Balisciano. Sinistro, Sopito chiude. La diagonale. Balisciano dietro, Ricciardi.
Capì? Chiude Rachiglia, poi la sponda di Telese, di nuovo per Telese, servizio di Rachiglia, ben assai, corner. Batte Edo, due dentro a saltare, sono Fanuzzi e Telese, palla fuori, Rachiglia. Dattilo a recuperare anche la rimessa. Palla per Aquila, sale un po', chiude Salzano in estirata, Acunso allarga, di nuovo, tocca Balisciano. Rachiglia, centrale, Telese. Allarga, chiude Livigni. Poi di nuovo Acunso. Sale un po'. Prova in porta, la palla viene deviata. Donadoni rincorre. Telese prova a uscire dal traffico, poi la palla gli viene carambolata addosso, Sopito dietro, Salzano alza la testa, tutto chiuso. Cerca Picazio, trova Rachiglia, controllo con la mano, ma dopo l'aggancio col destro. Comunque Rachiglia per sportività appoggia il pallone fuori. Dattilo, dentro, allontana Salzano. Donadoni coi pugni. Ben assai, rimbalzo. Acunso. Livigni, finta il tiro, poi dentro, Dattilo, imbucata, rimessa. Le mani di Picazio, Telese prova l'aggancio a seguire. Palla dentro, Fassina smanaccia, poi Aquila, appoggia dietro, Balisciano. Tocco centrale per Acunso, sale lui, va in verticale, male. Le mani di Picazio, Telese fa movimento, anzi no, Telese è uscito, e Fanuzzi che fa movimento, Fassina blocca la sfida. Accelera Balisciano a sinistra, si crea lo spazio per il traversone, Salzano mette fuori. Si va con le mani, colpo di testa di Dattilo, palla che scorre in rimessa, ancora, no, è nera. Scognamiglio, giro tondo sul pallone, ruleta su Picazio, anche se forse c'è un pestone, però Picazio si ristabilisce, va in avanti, centralmente. Rachiglia, lotta lì in mezzo Acunso, poi Salzano dal nulla, sinistro di Ricciardi, serie di rimpalli, Dattilo, Donadoni, fa una grandissima parata. Calcio d'angolo, batte Aquila, cerca Scognamiglio di testa, battuto stavolta il portiere Marciazio, firma la rete, il capitano, Scognamiglio. Picazio, intervento scivolata di Dattilo, Sopito, Rachiglia, Acunso va a ringhiare, Rachiglia tocca per ultimo, rimessa, maglia bianca. Scende a sinistra Balisciano, porta il pallone ad Aquila, Acunso non la trova, Salzano sì, intervento in estirata di Scognamiglio, rimpallo, rimessa. Scognamiglio, stop e tiro. Attacco di Scognamiglio, serve Aquila, provano l'1-2. Lunga però la traiettoria di Aquila. Sei troppo largo però giochi. Picazio, prova di dentro, occhio perché sta tagliando ben assai, non mette il piede. Scognamiglio, riesce a saltare il suo avversario Salzano e ritorna stiratamente fuori. Giù a tirare sta seracca, oh! E che cazzo? Giochetto. Come no? Sempre in play per adesso. Con le mani, Livigni. Donadoni. Sempre più veloce. Vollero per Rachiglia. Bravo. Centrale Fanuzzi. Rachiglia ancora. Va in porta. Vai Davide, vai. Ricciardi col mancino, Aquila dietro, Dattilo di prima, lunga, Vollerò, cerca ben assai, Balisciano mette fuori, 22esimo minuto del primo tempo, Aquila che piede Telese, rimessa per gli ex Kazakistan.
Palisciano. Acuzzo qui in mezzo. Resiste alla carica poi dentro nello spazio. Ottimo il pallone per Livigni, che riesce a agganciare, mettere in mezzo col piatto. Spogliamiglio, controllo. Retropassaggio così e così. Palisciano ancora per Scognamiglio. Si allunga la sfera, Telese mette fuori di forza. E allora ancora Palisciano con le mani, si muove Dattilo nell'aria, lo raggiunge anche il gigante Scognamiglio. Palla dentro, Donatoni smanaccia, poi rachiglia per Telese. Prova il contropiede, ma la scivolata di Acunzo rallenta l'attaccante di Marciazio, rimessa sua. Vollerò. Qua. Movimento di Telese. Sinistro, fuori. Acunzo. Allarga d'Aquila, palla, anzi a Palisciano, pallone lungo. Picazio, buona la giocata, poi Sovito subisce un calcio, punizione. Picazio 1-2, Rachiglia prova dentro, deviata, Fassina. Livigni gioca il pallone centrale, Salzano prova l'anticipo, esce Rachiglia, tocco per Fanuzzi. Sale un po', cerca spazio Fanuzzi. Vediamo un po', mette in mezzo, poi la palla passa, Sopito l'impallo, Fassina, primo tempo. Dice Toni, 1-0 per il Moma Team. Tutto pronto per la ripresa, gli ultimi 25 minuti di test match. Poi sarà solo match ufficiali dalla prossima settimana in poi. Probabilmente giocheremo per almeno 15-16 settimane, viste le 9 di regular season, più almeno 2 di recupero saranno 11, più 4 di fasi finali saranno 15, e probabilmente ce ne prenderemo un altro paio per recuperare i match lasciati per strada, no? Quindi saranno almeno 16 settimane. Sbordoniane di 19esima edizione, settimana prossima partiamo. 1-0 per adesso in questa amichevole, ha segnato la formazione in maglia bianca. Eccolo il pallone per Scognamiglio che prova a girare. Donatoni. Ricciardi va in avanti, Scognamiglio controlla quasi bene, Salzano lontana, un meteorite in porta, Fassina. Calcio d'angolo Sopito col mancino, palla sul secondo palo dove c'è Picazio, ma c'è anche Livigni a coprire. Ancora cross, ancora secondo palo, Palisciano di testa per provare ad allungarsi su Vollero, lo sbatte a terra, punizione. Vollero, Rachiglia, verticale, Telese stop tiro, deviato, angolo. Ancora corner Sopito, mancino per Rachiglia. Vollero per Telese è impreciso, Palisciano a Punzo, lì in mezzo, cambia passo, poi il tocco, verticale nello spazio, per Dattilo, porta vuota, traversa clamorosa di Scognamiglio, si divora un gol pazzesco. Gianni, che è successo? Che hai visto? Che cosa hai visto? Palisciano, Aquila. Esterno bello per Acunzo che mette ancora il pallone lì in mezzo all'area di rigore. Donatoni la chiama. E poi Rachiglia. Lancio lungo a cercare Sopito. Chiude Livigni a due piedi, bellissimo. Acunzo, lungo linea ancora, nello spazio invece per Dattilo. Gira ancora, gira. Acunzo gira tutto per Palisciano. Controlla col fegato. Poi torna dietro, Aquila ad esterno di prima, Salzano di testa. Vollero, lontana. Esce Fassina, col destro. Da questo lato, Rachiglia prova direttamente in porta, Fassina. Momento di Aquila, Cunzo ci mette un po', poi comunque il pallone arriva a destinazione. Dattilo, prepara il mancino. Mamma mia, fuori di nulla. Sale Palisciano.
punta la porta, va larga col destro, Aquila mette nel mezzo, Donadoni attento, Raghiglia, Telese, occhio a Picazio che sprinta sull'altro lato ma va vuoto, Levini lo anticipa, poi la palla di Dattilo era solamente per Willy il Coyote questo pallone. Acunzo sale, va in porta Salzano con una parte del corpo, dicono Magni, quelli maglia bianca, la palla torna a Dattilo, prova l'1-2 ma subito chiude, poi Donadoni, Acunzo sale un po', va in porta, male, si allunga Vollero, poi Fanuzzi gliela ridà, Vollero in porta, Fassina, così e così, corregge in porta Edo Benassai, il primo centro in carriera allo Sbordone League, probabilmente è il suo esordio oggi, non ufficiale ma comunque ha realizzato il suo primo gol qui da noi, complimenti Edo. Allora se lo divora Scogna Miglio lo realizza bene assai, un gol simile, bomba Donadoni disinnesca, angolo 1-1 tra Marciazio e Momatim. Calcio d'angolo, va Aquila, secondo palo, colpo di testa di Scogna Miglio, alto. Vollero, pressione timida di Scogna Miglio che poi diventa più ruvida, ma infatti riconquista il pallone quelli maglia bianca, eccolo Giovanni, punta la porta, recupera straordinariamente Salzano che poi prova ad aprire a Telese, pallone difficile da controllare, poi gestito la difesa in maglia bianca, Fassina centrale, Acunzo qui in mezzo, apre a Balisciano, va in porta col mancino Donadoni e poi Picazio allontana, la palla passa, Telese si gira, recupera Balisciano, il pallone centrale verso Scogna Miglio, la sponda, Aquila, palla in buca d'angolo, torna nuovamente avanti la formazione in maglia bianca, Aquila, bello Vittorio, Aquila sopito da lì, fondo, Aquila, tocco dietro Balisciano, tocco ancora largo, poi Aquila la rimescola, Picazio allontana, Telese controlla il rimbalzo del pallone e va in porta col destro, Murato, arriva Picazio, Terman forte ai suoi, cerca la porta, viene Murato a Livigni, poi occhio a contropiede maglia bianca con Scogna Miglio che aggancia, cerca Dattilo, chiude Vollero, Acunzo, squadre lunghe, lunghissime in questo momento, Fanuzzi, buono lo spunto, non il secondo, rimessa Marciazio, i gemellini, Iuri, Tonacci concentratissimi, stanno seguendo Milan-Juve, Scogna Miglio sale un po', va da Aquila, tocco dietro Dattilo in pallo, io non gioco, Balisciano in porta, fuori Raghiglia, la porta in avanti, quella chiude, poi Dattilo col tacco, rimette il pallone sul piede di Livigni, l'1-2 è un po' sofisticato, ci arriva Dattilo, vince il rimpallo, occhio sulla linea di fondo campo, rimane lì il pallone, corner, Aquila crossa al volo e poi Scogna Miglio in qualche modo forse l'ha levato alla porta, no forse era fuori, occhio allo scatto di Benassai, recupera Acunzo, Fassina un po' così sulla pressione di Telese, si era messo in difficoltà da solo, Vollero, Raghiglia col piattone, Ricciardi recupera con un rinvio, poi Dattilo mette giù, va in porta Donadoni, vola, eh sì, bello il tiro di Dattilo, bella la parata di Donadoni, vediamo un po', Aquila cross, secondo palo, non ci arriva ancora Scogna Miglio, gli sta mangiando un po' di uno, lo si è mangiato prima Scogna Miglio, quello va nella rubrica nuova no, io spero che me la taglino e la pubblicano in qualche pagina di fake. Ritorno di 4-3-3, lo sbordelli di 4-3-3 però al contrario, Picazio
dentro sul taglio di Benassai che devia. Fassina blocca. Aquila per Acunso, supera la metà campo. C'è Livigni largo, tocco per lui. C'è Scorniamiglio sul secondo palo che vuole il pallone di testa. L'azione viene fermata dall'intervento di Sopito, che sale un po' col mancino. Tocco in verticale, Rachiglia non aggancia. Poi rimpallo, la palla torna al centrocampista del Marciazio. Fassina. Con le mani per Acunso. Aquila, 1-2. Bella triangolazione tra i due centrocampisti, maglia bianca alta. Sopito, pennella sulla schiena di Acunso. Livigni evita l'out, sale un po' e poi rimessa. Con le mani Livigni, qua, salta Rachiglia, Telese non aggancia, Aquila entra dentro al campo, però serve un avversario, allora Sopito, Rachiglia, molti errori in questa fase del match, Telese la mette giù e poi allarga, male. Balisciano arma il mancino, Donadoni. Parte il cross Benassai, spizza. Rachiglia, piedone di Ricciardi, la testa di Vollero. Controllo magistrale di Rachiglia, poi Picazzo arma il destro che non scende. Quasi 19esimo sul cronometro del secondo tempo. Aquila sposta, Salzano interviene. C'è spazio per i Marciazio, ma Acunso lo chiude e sale lui. 3 contro 3, Acunso dentro in bucata per Dattilo, alta. Altro errore. Salzano. Pallone qua, Telese. Collero 1-2. Palla dentro col piattone, messa fuori Salzano esterno. Vollero col piatto, Acunso mette giù, tocco per Dattilo largo, ritorna da Aquila qua, buona la cucitura del gioco della formazione maglia bianca, alta. Salzano, Vollero, prova addirittura in porta. Vollero, Telese indica il punto dove deve cadere il pallone, la palla cade quasi lì. Acunso lì in mezzo, buono lo spunto personale in mezzo a tre. Alza un po' la testa, cerca un varco, passa ancora, ancora Acunso, poi c'è fallo. Ma si dà la mano, no, non vi tocca. No, ho visto. Acunso, carica il destro, fuori. Il match si avvia alla conclusione, Vittorio, come visto, occhio perché Vollero riconquista un po', come visto queste due squadre, sa una farà la maglia, l'altra l'elite, Però questa differenza secondo me non si vede. È vista molto, quindi questo secondo me è anche indice dell'equilibrio che ci sarà questa edizione. Non si è visto molto e poi secondo me il Marciazio ha due assenze che comunque sono un po' più pesanti rispetto a quelle che forse c'ha la squadra in maglia bianca, che sono Formisano. Riescono a ingaggiare Formisano a tempo pieno, secondo me possono cambia un po' il centrocampo, sì, un bel salto di qualità. Prova a giro la chiglia, quasi 3 minuti alla fine del match. Telese prova a giocare di sponda, la palla arriva a Rachiglia che conta i passi, prova in porta. Dattilo, controllo volante, poi prova a tornare. Una palla a metà strada tra Aquila e Scorniamiglio, i Marciazio ripartono, Picazzo, corta, Fanuzzi, dentro, Benassai. Sul plastacco esagera, Picazzo la ritrova, poi però la formazione Moma riconquista il pallone, va lungo linea, un 3 contro 2 adesso. Dattilo in porta raso, fondo. Rachiglia di là, Picazzo. Morbida in avanti, Telese, buono l'aggancio, poi il tocco verso Vollero. Picazzo, grande controllo di questo pallone con passaggio per Rachiglia. Ancora Telese, prova a lavorare per Benassai, esce Livigni, tocca per Dattilo. Ora è altissima la squadra del Marciazio, non c'è nessuno a chiudere tranne Salzano.
Occhio perché tutto solo e se lo mangia Aquila. Altro errore lì. E allora sale Pollero a destra. Vediamo un po' se il Marciazio prova qualcosa. No, non sono sbagliato lì. Rimessa per i Moma Team. Battono con il pallone con le mani. Scognamiglio di petto. Poi alza Trachiglia. Quasi orrore. Poi Salzano rimedia. 7 pieno per il centrale di Marciazio, che è stato sicuramente il migliore dei suoi. Telese sul secondo. Occhio a Benassano. Uomo che viene. Poi Acunzo fa il giro e serve Aquila. Alza un po' la testa. Va ancora da Acunzo. Dattilo. Recuperano Marciazio. Poi però Rachiglia si è già fermato. Ruleta, punizione. Vediamo Acunzo. Due in barriera chiamati. C'è distanza. C'è Vollera in barriera con Rachiglia. Non ho la mano alzata, potrebbe fischiare. E l'ultima, ha detto il direttore di gara. A meno possibili contropiedi. Acunzo conta in porta. Donatoni. Poi Livigni, buono lo spunto, si ferma Picazio, Livigni dentro rete. Finisce 3-1. L'ultima amichevole che precede questa 19esima edizione dello Svoltatore Olimpico. Vincono i Moma Team sui Marciazio. E allora l'ultima amichevole che precede questo inizio della 19esima edizione dello Sbordone League, vince la formazione di Moma Team contro i Marciazio. Partiamo prima da Carletto Telese al gran ritorno tra gli sbordoniani, ma l'ultima apparizione era San Frecce. Sì, perfetto, quindi l'ultima volta che è calcato lo Sbordone League si è diventato campione di edizione. E ne è passata di acqua sotto i ponti. Quanto è diverso questo Marciazio che giocherà in maior rispetto a quel San Frecce? Prima di tutto sono diverso io, come puoi vedere, la partita tremenda. A parte che non giocavamo a 8 da tanto tempo, abbiamo fatto il Settebello che è a 7, campo molto più piccolo qua. Però anche là l'intensità è bella alta. Sì, però quasi però ore di più. Però sono passati dei mesi dall'ultima partita. Ricordiamolo che voi avete vinto un bel torneo, un torneo molto competitivo che è la Lega 2 e il torneo Settebello. E quindi sperate proprio dalla Lega 2 di quest'anno di provare a sconvolgere un po' i giochi. Sì, l'idea è quella, considerando che mancavano due elementi importanti. Sono Formisano. Formisano, Pezzella, il portiere Frank, comunque dal suo, Gabriele in panchina. Però comunque abbiamo giocato, era un inizio amichevole, speriamo di fare meglio. Ok, la speranza di fare meglio, questo è l'obiettivo di Carletto, noi lo salutiamo, passiamo la parola e sì, ci vediamo tra l'inizio. Tra una settimana, quando iniziamo ufficialmente, gigantone, Scognamiglio, dobbiamo sempre un po' alzare la camma quando c'è Gianni, sono morti, sono tutti morti. Tutti morti. La prima tutti è così. Perché è la prima che abbiamo giocato tutti insieme, perché la squadra è cambiata, confronto al Kazakistan. Beh, insomma, sì, cambiati, tre, quattro elementi sono cambiati, però non giocavamo da troppo. Quel Kazakistan fu un'esperienza un po' strana, eh sì, perché foste molto sfortunati. Una crescita in quel girone che li riporti tre edizioni dopo, da Euro 2020. Che ti aspetti da questo? Anche perché voi fate l'Elite, che è una bella lega. È tosta e così non andiamo. Magari un messaggio ai Corcioneros che vi aspettano. Io due partite voglio vincere. No, andate ritorno. Sono andato. Una partita voglio vincere contro Corcione. Contro Corcione, quindi già lancia il guanto di sfida Scognamiglio col suo Moma Team prossimi in Elite, dove ci sono i Corcioneros. Ciao. Prossima settimana iniziamo ufficialmente. Buonasera.